E dopo aver visto tantissimi stand, tantissimi tatuatori, mi sono soffermata qua da Stab Custom. Ciao! Ciao, sono Mino. Casualmente direi fermata qua, vedendo le accessorie donna che vendiamo. Diciamo che siamo l'anello di congiunzione tra quello che è il concetto rock e pin up al tatuaggio. Quindi tutto quello che è l'accessorio, la scarpa, l'abbigliamento, borsa, l'intimo particolare, che può servire alla ragazza tatuata, alla rocker, alla biker o comunque alla donna in se stesso. Cioè, noi vestiamo completamente tutti, abbiamo anche accessori uomo, accessori bambino, tutto dedicato al mondo del tatuaggio e tutto quello che è il rock and roll, ma come concetto di vita. Che dire? Come sta andando in questa Tattoo Convention? C'è il mondo? C'è sempre il mondo, è diventato il migliore evento di settore al mondo a livello qualitativo come artisti. L'organizzazione sta facendo progredire questo evento, che è arrivata alla 17ª edizione in maniera straordinaria. Lo si vede dalla folla, cioè non si riesce a camminare. Sembra quasi una battuta, ma la problematica di arrivare a 20 metri dal bagno in 25 minuti è il record d'autostrada in colonna. E quindi direi che va bene, dal punto di vista dell'affluenza è una gran cosa. Gli affari, bene o male, ci siamo. I tatuatori, sentite dal rumore, macchinette che vanno a palla, quindi cioè, anche gli stendisti, io in primis, tatuato perché avevo messo un'oretta libera. Quindi va bene, direi che. Senti, va bene. Approfondiamo giusto appunto questo discorso, anche perché abbiamo visto che il banco va da solo, perché comunque davvero avete degli oggetti veramente meravigliosi, merce fantastica, e vedo che le signorine stanno scegliendo e acquistando a go-go. Saranno anche dei prezzi fiera buoni, però insomma state veramente vendendo tantissimo. Parliamo invece di te come personaggio che comunque in una Tattoo Convention, oltre appunto ad avere lo stand, approfitta e va a farsi il tatuaggio. Che rapporto hai quindi con il tatuaggio fatto in una Tattoo Convention? Diciamo che è l'unire proprio il discorso artistico, anche perché gran parte, parlo dal punto di vista personale, gran parte dei miei tatuaggi non arrivano da cataloghi, non è roba che la gente ti fa la foto, perché non mi sono mai fatto fotografare il tattoo, e quindi altre chiare, perché sono cose mie, fatte dedicate alla mia vita, a quello che vivo, che mi succede, alla mia famiglia, a tutto quello che sono le amicizie. Il concetto della convention e il tatuaggio è trovare l'amico di vecchia data che tatua. Cosa facciamo? C'hai un buco libero? Hai voglia di farmi un pezzo? Boom, buttiamo giù qualcosa e via, lo facciamo. È quello il bello, quindi neanche progettando lavoro. Hai un'ora libera adesso prima di chiudere? C'ho un angolo, qui vuoi timbrare? Facciamo, al volo. Proprio perché è una cosa di pelle, il tatuaggio la gente non considera che non è una moda, non è neanche un modo di essere, è la cosa più personale che esista, perché è l'unica cosa in vita che fai e quando ti seppelliscono te la porti dietro. Sì, ora detta così. Perché concettualmente è quello, è capire che è una cosa che non è che uno deve fare perché mi piace il fiorellino, mi piace, no, è una cosa che fai per te, è il tuo diario di vita e te lo porti tutta la vita dietro. Quindi anche chi ha tanti tatuaggi fa, si ricopre perché non gli piace più, quella è un'evoluzione compulsiva di quello che è il tatuaggio, non passa alla cosa artistica. Io rimango dell'opinione che ho spazio, finché ho spazio vado avanti a tatuarmi. Quando sarò stufo e vedrò che magari sono... Vedrò, ma tanto non capita. È finito, mi fermo, basta. Non c'è più niente da tatuare. Senti Milo, a questo punto una domanda un po' civetta. Qual è l'accessorio o magari l'articolo che è andato di più sul tuo banco oggi qua alla Tattoo Convention? Scarpe giuste per le donne giuste. Facciamole vedere così ci salutiamo con Milo della Stab Custom. Grazie, ciao. A te, ciao a tutti.